Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi per l'ultima volta. Tranquilli, tranquilli, nessuna chiusura definitiva. Mi riferisco ovviamente alla pausa estiva. Mi prendo infatti qualche giorno di pausa dal canale per ricaricare un po' le energie. Non sono infatti in burnout, ma sono semplicemente cotto. Ho bisogno di riposare. I TG Poro, insieme a una programmazione più regolare, riprenderanno a fine agosto, inizio settembre. Nel mentre però vi dico che domani dovrebbe uscire l'ultima recensione di questa stagione, e no, non si tratta di Tears of the Kingdom, che sarà un video massiccio che arriverà quando arriverà, mentre per la prossima settimana ho preparato una serie di shorts che definirei estivi, pensati per coinvolgervi anche in vacanza, perché il Poro verso non stacca mai. Non aspettatevi nulla di rivoluzionario, si tratterà più che altro di top storiche, pensate per acchiappare il pubblico che preferisce contenuti più semplici e immediati. Comunque, durante questo periodo, se vi va, potete seguirmi su Instagram, dove prometto di aggiornarvi con molta regolarità su quello che sto giocando, su quelli che saranno i prossimi video sul canale e via dicendo. Bene, io vi lascio a questo video ricchissimo e vi ringrazio di cuore per tutto il supporto che mi date sotto ogni video. E tenetevi pronti perché la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso sono sempre più vicine ed è tutto merito vostro. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Allora, per l'ultima volta, l'angolo della poracciata. Avete una settimana per riscattare gratuitamente Europa Universalis 4 e Keeping an Eye on You. E poi ricordatevi che la prossima sarà il turno di Black Book e Dodo Peak. E quest'ultimo dal titolo mi puzza proprio di capolaporo. Sony ha annunciato i titoli che entreranno a far parte della libreria Plus Extra e Premium per il mese di agosto, la cui inclusione avverrà il 15. Si tratta di un mese molto interessante e per me la cosa più appetitosa è Sea of Stars, disponibile dal day one, ovvero il 29 agosto, e che vi ricordo sarà presente anche all'interno del Game Pass. Ci sono poi anche altri titoli come Midnight Fight Express, Lost Judgment, Dreams, l'espansione di Destiny 2, che rendono questa selezione ottima per diversi tipi di giocatore. Mentre il catalogo dei classici si aggiorna con tre titoli PSP, che sono Medieval Resurrection, Ape Escape e Pursuit Force. Si può fare di più, però meglio di niente. A proposito di Game Pass, durante la QuakeCon è stata svelata la tanto rumoreggiata remastered di Quake 2, un'operazione che ricalca pari pari sia nelle intenzioni che nella mole contenutistica quanto fatto l'anno scorso con il primo Quake. Il gioco lo trovate già all'interno del pass, oppure ve lo potete portare a casa per una decina di euro sulla piattaforma che preferite. Come al solito, è stato svolto un lavoro egregio di remasterizzazione che non solo fa fare un salto tecnico qualitativo alla produzione, ma che aggiunge anche tanto a livello contenutistico sia in single player che in multiplayer. Vi consiglio di provarlo e poi, se siete dei malati di edizioni fisiche, fate un salto sul sito di Limited Run Games perché troverete qualcosa che di sicuro potrà interessarvi. Per quanto riguarda Nintendo, dobbiamo recuperare un po' gli annunci della dir poco soporifero Pokémon Presents. In live ci siamo addormentati tutti quanti insieme, 700 persone narcotizzate in soli 35 minuti, un record. E a mio avviso la cosa più interessante della presentazione, forse l'unica, è stata rappresentata dal refresh contenutistico delle librerie in abbonamento dell'NSO. Il tier base di Nintendo Switch Online accoglie la versione per Game Boy Color del Pokémon Trading Card Game, mentre il pacchetto aggiuntivo vede l'arrivo di Pokémon Stadium 2 per Nintendo 64. I titoli sono già disponibili al download e se vi state chiedendo se mai arriveranno le prime gen di titoli Pokémon, Game Boy e GBA su NSO, fossi in voi abbandonerei le speranze. Rimaniamo un attimo in tema Pokémon perché vi segnalo che è stata avvistata una versione fisica dei DLC di Scarlatto e Violetto. Però c'è solo un problema, anzi due. Per ora questa versione è esclusiva del mercato di Hong Kong e in realtà si tratta di uno di quei odiosissimi box con all'interno non una cartuccia ma un codice di download. Chissà se proprio come per Spada e Scudo verrà riproposta un'edizione contenente sia il gioco base che il DLC. Ma se proprio avete voglia di buttare i vostri soldi su un qualcosa a tema Pokémon, che ne dite di questo bellissimo peluche di Wiglet? Ora, il Pokémon aveva già suscitato molte perplessità già dal suo trailer di annuncio e poi è stato protagonista di alcuni bug a dir poco imbarazzanti in Scarlatto e Violetto. Io però non pensavo saremmo mai arrivati a questo. Lascio a voi commentare le immagini del peluche.
pazzesco. C'è qualcuno di voi che aspetta il remake di Lollipop Chainsaw? Beh, ho due notizie, una brutta e l'altra... bah! Di buono c'è che i lavori su questa riproposizione procedono e ora il titolo ha un nome ufficiale, Lollipop Chainsaw Repop. Purtroppo però il titolo non uscirà più nel 2023, ma slitterà di un intero anno per essere pubblicato durante l'estate del 2024 e non ci resta che attendere. Ora un momento dedicato ai dati di vendita. In Giappone Pikmin 4 continua ad andare alla grande, confermandosi per l'ennesima settimana consecutiva il titolo più venduto con oltre 78.000 copie che si aggiungono a un totale di quasi 600.000 unità vendute a partire dal lancio. E vi ricordo che si tratta solo di copie fisiche. Il secondo posto è ancora di Tears of the Kingdom, mentre tutta la top 10, che non presenta new entry settimanali, è occupata da titoli pubblicati su Nintendo Switch. Final Fantasy XVI è uscito ufficialmente dalla classifica, a conferma che ormai il brand esercita un appeal maggiore sul pubblico occidentale. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e mentre ci avviciniamo a quella che sembra essere una meritatissima pensione per Nintendo Switch, almeno così sembrerebbero confermare i dati di vendita in calo, rimane in sospeso solo un grande interrogativo. Che fine ha fatto Metroid Prime 4? Purtroppo non abbiamo notizie ufficiali a riguardo, ma delle indiscrezioni molto interessanti che si uniscono anche a delle nuove prospettive future che abbracciano il brand nella sua interezza, non solo nelle sue declinazioni in tre dimensioni. Partiamo da Prime 4. Durante il più recente episodio del podcast Xbox Era, il giornalista insider Nick Baker si è sbottonato sull'atteso titolo in lavorazione presso Retro Studios. Baker sarebbe entrato in contatto con qualcuno che avrebbe avuto l'opportunità di provare il gioco e che lo avrebbe definito graficamente impressionante, anzi visivamente incredibile. Secondo questo insider, il gioco sarà strutturato in delle zone gigantesche, seppur non si tratterà di un open world puro. Pensate che la dimensione di queste aree è stata paragonata alla mappa di Halo Infinite. Ora capisco il voler dare dei punti di riferimento al pubblico Xbox, ma direi che questo vince il premio come paragone più insensato dell'anno. Andiamo però con ordine. Per quanto riguarda la grafica, non stento a crederci. La Prime Remastered ha mostrato cosa è in grado di fare Retro Studios a livello tecnico su Switch e da Prime 4 mi aspetto lo stesso tipo di grandiosità visiva. Penso non sia così difficile affermare che la Prime Remastered è quanto di più impressionante si sia visto a livello tecnico su console ibrida. Però per quanto riguarda l'open world ho molti dubbi. Da una parte Nintendo ha dimostrato di non farsi scrupoli quando si tratta di far sconfinare i suoi brand di punta nel territorio dell'open world ed è risaputo che nei piani iniziali già Metroid Prime 3 Corruption sarebbe dovuto essere un mondo aperto, ma poi per problemi tecnici riguardanti l'hardware di Wii il progetto ha subito un netto ridimensionamento. Ecco, credo che la soluzione delle open map alla Corruption sia la scelta più congeniale, anche perché proprio non ce lo vedo un Metroidvania ad abbracciare la libertà totale della progressione non lineare dell'open world. Però allo stesso tempo spero vivamente che si sia scelta una soluzione più tradizionale, che riporti alla fine a un'unica mappa, divisa sì in zone, ma tutte comunicanti tra di loro. I vari pianeti di Corruption per me tradivano l'anima della serie. Però sarà interessante capire come Retro Studios riuscirà a tirare fuori qualcosa del genere. Un conto è ottenere la grafica della Prime Remaster in delle stanze relativamente piccole, separate l'una dall'altra da numerosi caricamenti nascosti, l'altra è mantenere la stessa qualità grafica in un contesto molto più aperto. E soprattutto non dimentichiamoci che la Prime Remastered gira a 60 fps. Riusciranno quelli di Retro Studios a tirare fuori un altro miracolo del genere oppure possiamo aspettarci un qualche tipo di patch next gen per vedere girare Prime 4 nel migliore dei modi possibili su un'altra console? Ma come dicevamo, non finisce qui per Metroid, perché a quanto pare Mercury Steam sta lavorando non ad uno ma ad altri due progetti. Il team spagnolo è lo studio che si è occupato della rinascita dei Metroid in 2D, prima con l'ottimo Samus Returns e poi con lo splendido Dread. Non tutti sanno però che uno dei maggiori azionisti di Mercury Steam è l'agglomerato Nordisk Games, che ha da poco pubblicato i suoi risultati finanziari riguardanti l'ultimo quarto dell'anno fiscale. E proprio in questo report è possibile leggere che Mercury Steam è al lavoro su due grandi progetti non ancora svelati. Sappiamo per certo che uno è un action RPG fantasy in terza persona sviluppato assieme a 505 Games, mentre non sappiamo nulla dell'altro. Potrebbe trattarsi di un nuovo Metroid in due dimensioni? Dai, non sarebbe affatto male non dover aspettare altri 10 anni per il seguito di Dread. Non vi pare?
In questi giorni si sta molto parlando del successo di Baldur's Gate 3, un GDR che dopo un lungo periodo di early access e di continuo confronto con la fanbase è finalmente stato pubblicato. Il gioco è stato accolto con estremo entusiasmo dal pubblico nonostante le recensioni siano arrivate con il contagocce. Questo perché il gioco è così gigantesco da non aver dato possibilità ai recensori di scrivere degli articoli in tempo per la release. Ora che però i primi verdetti iniziano ad arrivare, stanno fioccando votoni su votoni. Tanto che al momento Baldur's Gate 3 è il titolo con la media Metacritic più alta dell'anno. Il 97 di Baldur's Gate 3 è un primato che scalza dal primo posto il 96 di Tears of the Kingdom. Ovviamente più arriveranno le recensioni più sarà probabile che la media si abbassi, ma ci troviamo di fronte a uno scenario pazzesco. Il 2023 è stato un anno, sì, lasciatemelo dire, ricchissimo, e siamo ancora lontani dalla sua conclusione. Ora, sono curioso di sapere cosa ne pensate di questo sorpasso e se secondo voi Baldur's Gate ha le carte in regola per vincere il premio di Game of the Year ai The Game Awards. Ma voglio sapere anche un'altra cosa. Che ne pensate di questo 2023? Io inizio a credere che si tratti di uno dei migliori anni del gaming di sempre e purtroppo difficilmente nell'immediato futuro vivremo un'altra stagione del genere, dove tutte le stelle si allineano e viene pubblicato un capolavoro al mese. Dai, sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate, vi aspetto nei commenti. E chiudiamo la stagione del TG Poro con il rumor dei rumor, il re di tutti i leak. No, niente Switch Pro, ma più che altro abbiamo il possibile leak della nuova PlayStation 5 Slim. Le immagini arrivano dallo stesso sito cinese che nel 2020 svelò per primo le faceplates di PS5 e come da tradizione abbiamo una foto sgranata, a bassa risoluzione e anche strazoomata che taglia fuori tre quarti del soggetto. Insomma, un'immagine poraccia al 100%. A quanto pare questo fantomatico modello non sarebbe una vera e propria Slim, ma più che altro una PS5 2.0. Leggermente più corta di 5 cm, ma dallo stesso spessore e con alcune modifiche alla linea della scocca, molto discutibili, come se non ce ne fossero già abbastanza. E per come la vedo io, se il design iniziale di PlayStation 5 era inguardabile, beh, questo continua a essere altamente discutibile. Questo modello però sembrerebbe confermare la teoria di un'unica versione di PS5 che accorperebbe la versione digital con quella standard, che non arriverebbe con un lettore ottico, alla quale però si potrebbe agganciare un device esterno che sarebbe appunto un lettore ottico rimovibile. Sta a voi decidere se sia un'immagine credibile o meno, io la trovo così brutta da essere più che verosimile, però vi invito a fare un giro su Twitter e a farvi quattro risate scorrendo le varie risposte, ne sono usciti fuori dei meme geniali. E questo però c'era tutto per oggi e anche per la stagione. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, ma soprattutto per tutto il supporto che avete dato al canale fino a questo momento. Sono anni ormai che carico video qua su YouTube, l'altro giorno stavo vedendo il totale dei video caricati e mi ha preso un colpo perché sono quasi 1500, pazzesco. E ve lo devo dire, ok, magari non sarà un canale gigantesco, non avrò delle prospettive di crescita impressionanti, né dei numeri che fanno girare la testa, però io risultati del genere non me li sarei mai aspettati ed è tutto merito vostro, senza di voi non sarei arrivato a questo punto e di sicuro mi sarei fermato molto molto prima. Quindi veramente grazie, grazie di cuore. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, ma non la prossima settimana di sicuro. Voi nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Slim, Michele Pro, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Dice grandiosità visiva, non lo so, mo nei commenti tutti quanti, no, voglio bene, 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 bene.